Grazie, buonasera. Insomma, prima di tutto grazie perché per noi essere qui stasera, tra l'altro era proprio anche un po' una sfida. No, perché è il primo incontro, ringrazio il presidente, l'assessore, il consigliere e anche tutti voi per essere qui. Perché diciamo creare delle occasioni di ascolto e di lavoro comune per la stesura di un piano sociale cittadino non era diciamo un'azione scontata, l'abbiamo fortemente voluta e insieme anche a tutti gli assessori municipali insomma, che sono qui e che ringrazio perché abbiamo condiviso anche quest'idea insomma, di lavorare realmente con le associazioni e con i cittadini. Chiaramente non finisce qui, ecco, lo voglio dire anche rispetto, no? Nel senso questo è un primo incontro, innanzitutto abbiamo come sapete degli incontri in tutti i municipi, anche questa è stata una scelta, quella di recarci proprio in tutti i municipi di Roma. Avremmo potuto farlo essendo degli incontri cittadini, in protomoteca, in posti, abbiamo invece scelto proprio anche per dare un messaggio insomma, di vicinanza ai territori, perché le modalità poi sono importanti, come sapete. E poi ci sarà il percorso fatto dai municipi, come sapete, quindi sui piani di zona, quindi rispondo poi anche ad alcune questioni che sono state sollevate, quindi la fase di ascolto non finisce qui e il piano sociale sarà cittadino, ma poi, come sapete, sono previsti poi dei piani di zona, quindi con un ruolo attivo dei municipi e degli uffici competenti. E siamo in un momento diciamo particolare anche in una congiuntura astrale positiva da tanti punti di vista perché è un momento in cui sia la regione è tornata e sta tornando a programmare sia su Roma dopo no? A partire da un primo tentativo di piano regolatore sociale che veniva ricordato poi appunto ce n'è stato un secondo però come diceva l'assessora Caminiti in apertura 13 anni senza programmazione lo vediamo anche dai vostri interventi qui oggi chiaramente. Cioè 13 anni in cui singole persone, singole associazioni, singole realtà, singole istituzioni si sono rimboccate le maniche ma non hanno avuto in qualche modo un quadro di riferimento comune, certo. Io qui faccio riferimento al discorso che insomma alle suggestioni insomma, della signora che è intervenuta poc'anzi. Cioè qui noi parliamo di diritti, questo è il quadro di riferimento che noi vogliamo avere. Non vogliamo un approccio di tipo assistenzialistico legato soltanto a dei bisogni o a delle necessità. Io posso riconoscere e non riconoscere, posso vedere e non vedere. I diritti ci danno un quadro di riferimento più solido, poi noi sta a noi, ognuno con la propria responsabilità, capire come li possiamo rendere esigibili. E anche qui io vorrei dire che abbiamo già condiviso un percorso che poi è stato assunto nella nostra memoria di giunta, che proprio è verso un piano sociale cittadino 2016-2018, perché appunto sono 3 anni, quindi una programmazione che può essere da questo punto di vista anche significativo in termini di impatto. Allora noi abbiamo condiviso alcuni principi trasversali, li ricordo qui perché sono stata anche personalmente no? Molto confortata da questo primo incontro, perché noi abbiamo detto come quali devono essere dei principi trasversali a tutti gli ambiti nei quali noi interverremo. Il primo punto è stato proprio quello dell'ascolto e della partecipazione. Lo dico perché non aver ascoltato, secondo me, per anni in modo adeguato i cittadini, gli esperti, le associazioni, averle magari ascoltate in un modo non corretto, no? Ma non averle ascoltate nel loro ruolo di promozione, come dire, di un bene comune, no? Di diritti di tutti. E questo ha portato anche a evidenti storture proprio nell'azione politica anche di questa amministrazione. Quindi, dato che, come veniva ricordato, noi vorremmo essere veramente, e siamo determinati a farlo, portatori e portatrici di una discontinuità. Questa è la prima. Cioè, ognuno deve fare il proprio mestiere, ognuno deve svolgere il proprio ruolo e non sostituirsi ad altri. Quindi c'è un ruolo preciso dell'amministrazione locale e questo è quello è un ruolo che noi dobbiamo svolgere e secondo me alcuni spunti, tra l'altro, degli interventi individuano chiaramente, ma c'entro poi dopo nello specifico. Il secondo principio trasversale che abbiamo voluto condividere anche con gli assessori municipali è proprio quello delle pari opportunità e della non discriminazione. Qui lo dico, è stato detto con parole diverse, cioè il nostro quadro di riferimento non è tanto quella dell'uguaglianza, ma è quello dell'equità.
questa è una sfida, come aumentiamo le opportunità, come, e guardate che comunque noi abbiamo iniziato a fare un lavoro sui dati, chiaramente che non sono sufficienti, però chiediamo, abbiamo chiesto e otterremo l'aiuto anche delle università, dei centri di ricerca, perché noi sappiamo però dai dati a nostra disposizione, giustamente qualcuno diceva basta no guardare fuori e vediamo le tante povertà che ci circondano, però i dati sono importanti poi anche per il monitoraggio della nostra azione, quindi dobbiamo avere degli dati statistici certi, soprattutto anche degli indicatori con i quali noi valuteremo poi l'impatto delle nostre azioni. E rispetto alle varie opportunità e all'aumento delle opportunità, io devo dire che è particolarmente veramente inaccettabile che la nostra città si sia tutta la vita così tanto vincolati dalla famiglia, dal quartiere di partenza. Questo è particolarmente inaccettabile, perché voi l'avete detto chiaramente, cioè la storia anche di Roma è una storia di gente che è uscita anche da condizioni di povertà, che erano, si diceva, non mi ricordo chi, i siciliani calabresi, no? Però è stato comunque un cammino e c'era quest'idea, che è quella che a noi ci manca, di uno sviluppo in qualche modo, in cui si andava a star meglio. E qui ci sono... c'è tantissima letteratura che non possiamo sintetizzare in questa sede, però il problema fondamentale adesso è che noi invece sappiamo che non andremo a star meglio se non cambiamo qualcosa. Sappiamo che comunque noi leggiamo la povertà e qualunque diciamo indicatore di povertà noi utilizziamo, la situazione sta peggiorando, e sta peggiorando per tutti, cioè nessuno rimane fuori, no? L'avete detto chiaramente, anche la classe media, cioè l'impoverimento, il rischio, la paura, tra l'altro tutto questo porta anche a un disagio, cioè la denatalità in fondo può essere colta anche così in qualche modo, no? La denatalità può essere colta anche come la mancanza di una certezza per il futuro. Allora, per noi pari opportunità e non discriminazione è lavorare per aumentare le opportunità di tutti e fare in modo che nei nostri servizi, nelle azioni che noi facciamo, nelle prestazioni, non ricreiamo mancanza di opportunità e discriminazione. Il terzo principio trasversale è proprio quello dell'orientamento ai risultati. E quando si programma, di solito sul sociale si dice non si vuole scrivere il libro dei sogni. Questo è fondamentale. Cioè noi da subito vogliamo individuare degli indicatori per andare poi a valutare l'impatto delle nostre azioni. Cioè non ci basterà dire abbiamo fatto questo, abbiamo finanziato quest'altro, abbiamo adottato questa politica, questa delibera. Ma andiamo a vedere se tutto questo ha avuto un impatto concreto sulla vita delle persone. Questo è, per questo l'abbiamo messo nei principi trasversali, perché è un cambiamento proprio di prospettiva. Poi c'è il tema della comunità solidale, l'avete detto, tutti con parole diverse. Cioè Roma è una città generosa. Direi paradossalmente generosa, nonostante tutto è una città generosa. Penso che siamo noi tutti attori, attrici o testimoni, no? di grandi esempi di generosità quotidiana, cioè non una tantum, non quella, no? Quella mossa dallo spontaneismo, cioè degli impegni quotidiani che ciascuno di noi si prende per contribuire a un po' di giustizia, no? Per come possiamo, no? Contribuire a eliminare un po' di ingiustizia che vediamo intorno a noi. Ecco, tutto questo dovrebbe essere messo a regime. Io credo che l'amministrazione abbia un dovere, e questo è stato giustamente ricordato, di avere una regia rispetto a questo, di non lasciare la frammentazione sul territorio rispetto alle tante grandi piccole associazioni, piuttosto che rispetto a tanti singoli e singole che non vogliono essere un'associazione ma vogliono poter contribuire. Ecco, tutto questo può essere meglio organizzato per consentire a tutti noi di essere più efficaci, però ecco, senza sostituirsi più di tanto, perché poi io sono d'accordo con la signora, cioè l'associazione, diciamo, nonostante diciamo il grande valore, scusate, grazie, nonostante il grande valore che tutti noi, come dire, sappiamo avere. Sappiamo che appunto le associazioni hanno le organizzazioni, i corpi intermedi, come sono stati chiamati, comunque il privato sociale, però noi non possiamo negare che negli anni c'è stato comunque un demandare, un passo indietro fatto dalle istituzioni competenti in alcune materie. E questo ha portato al fatto che a non dare certezza su quello al quale le persone hanno diritto. Anche qui va ripensato il rapporto, secondo me, tra pubblico e privato. Va ripensato perché ognuno deve fare la propria parte.
E lo dico anche con un, diciamo, assumendoci in questo appunto un impegno, però sappiamo che per creare una comunità solidale abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, quindi sta poi a noi trovare il modo per poter invece permettere a tutti di partecipare e di contribuire. C'è il tema poi dell'esigibilità dei diritti, il nostro principio trasversale. Guardate, su Roma c'è una grande disomogeneità, no? Noi lo vediamo sia dai dati, ma lo vediamo anche dal tipo di servizi o come gli stessi servizi vengono declinati in modo diverso da municipio a municipio. Quindi significa che a seconda di dove noi viviamo abbiamo diritto a qualcosa o a qualcos'altro. C'è una grande, una grandissima disomogeneità, non è questa la sede, ma questo parlare anche quando parliamo di povertà, di livelli essenziali delle prestazioni e capire esattamente, noi adesso abbiamo fatto per esempio una prima azione rispetto al SIA, al sostegno per l'inclusione attiva che veniva ricordato, è stata una nostra prima azione, però i dati, vi dico che su Roma non stiamo raggiungendo tutti quelli che potremmo raggiungere. Perché al 25 gennaio le domande accettate presso i 15 municipi sono state 3.683. Ora il sostegno all'inclusione attiva è previsto per i nuclei familiari che hanno un ISEE inferiore ai 3.000 euro, con figli minorenni piuttosto che disabili, oppure donne incinte con uno stato di gravidanza accertato. Allora guardiamo fuori, no? Come diceva qualcuno, chiaramente sono molto di più le persone che dovrebbero aver diritto e dobbiamo cercare di aiutare a tutti, perché noi spesso nel non pensare bene le nostre azioni, e questo è un problema su Roma, ma è un problema perché questa è una misura nazionale, essendo diciamo una nuova misura e portandoci dietro noi una tragica eredità su Roma rispetto alla carta acquisti sperimentale, l'unica città di quelle appunto che dovevano sperimentarla che non è riuscita a concludere la sperimentazione, 2 anni di ritardo per i più diciamo meno critici, 4 anni di ritardo per gli altri. Questi sono soldi ai quali le famiglie avevano diritto e che non sono arrivate alle famiglie per come è stato gestito questo tipo di situazione dalle amministrazioni precedenti. Allora noi sul SIA vogliamo invece e siamo fortemente impegnati a farla arrivare a tutti quelli al quale deve arrivare. La qualità dei servizi e delle prestazioni è l'altro aspetto, e anche sulla qualità dei servizi e delle prestazioni chiaramente chiederemo il coinvolgimento anche dei cittadini, il ripensamento, come è stato detto, globale che vogliamo fare. Allora, rispetto alla tematica di oggi, innanzitutto la questione dei dati, guardate, noi faremo un lavoro, come vi dicevo, molto approfondito, perché non tutto quello che non vogliamo conoscere non lo mappiamo in qualche modo, no? Quindi la volontà proprio di mappare anche puntualmente con dei dati, come si dice, disaggregati per municipi. E la mappatura del patrimonio, qui è stato detto, cioè qui noi abbiamo appunto una situazione in cui sono 400 le realtà associative appunto che lavorano in ambito culturale e sociale su Roma, che sono in una situazione di irregolarità. 400 significa, no? Alcune ne abbiamo parlato anche in questa sede, quindi un ragionamento veramente anche approfondito sulle possibilità anche di patrimonio, non soltanto di gestione del patrimonio ora disponibile, ma anche di tutto il patrimonio che potremmo acquisire attraverso i beni sequestrati o confiscati alla mafia, per esempio. Poi giustamente si diceva il co-working, creare dei luoghi, no? Quindi su tutto questo possiamo anche imparare da altre amministrazioni che hanno lavorato in modo più virtuoso su questi aspetti. Stiamo quindi lavorando però anche con un'attenzione ad analizzare quello che le attività realizzate dalle associazioni che già sono in qualche modo svolgono le loro attività all'interno di immobili piuttosto di Roma Capitale. Anche questo è importante fare chiarezza, perché ci sono, come sapete, anche situazioni che magari sono diventate attività commerciali e che erano partite come attività culturali o sociali, quindi dobbiamo fare in modo che questo patrimonio sia dato realmente per i cittadini, cioè, su questo c'è una necessità appunto di verifica. Poi secondo me c'è un tema molto delle risorse, no? Giustamente si diceva se vincessimo alla lotteria, no? Però forse a volte abbiamo vinto alla lotteria e non abbiamo ritirato il premio, nel senso che qui ci sono tantissime risorse che non sono state utilizzate.
Lo dico proprio anche alla luce del lavoro che abbiamo fatto recentemente sul bilancio, piuttosto che risorse che potevano essere attivate e non sono state attivate, per cui per noi è strategico lavorare bene rispetto alle risorse di provenienza comunitaria, ai vari piani operativi nazionali. Stiamo per questo lavorando, abbiamo già risposto, siamo tra i primi comuni che hanno risposto rispetto a un bando non competitivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ci permetterà di rafforzare la rete dei servizi proprio a sostegno del SIA. Stiamo rispondendo a un altro bando proprio sulle fragilità, sui senza fissa dimora. Stiamo cercando quanto più possibile di utilizzare, si direbbe come un buon padre di famiglia, direi un buon padre e una buona madre di famiglia, se me lo consentite, le risorse che possono essere attivate. Questa è una parte fondamentale, ha un altissimo valore politico, così come l'interlocuzione con la regione, con i ministeri, per appunto riuscire ad attivare e utilizzare bene tutto l'attivabile. Poi la rete, voi l'avete detto chiaramente, cioè c'è la necessità di una rete sui territori, probabilmente municipio per municipio rispetto alle associazioni, perché se no anche le associazioni stesse rischiano di duplicare piuttosto, no, di non lavorare in sinergia, ma voglio dire che anche il lavoro in rete ci aiuta a crescere. Tutti noi abbiamo bisogno degli altri anche per crescere, quindi è anche un creare dei luoghi permanenti di confronto e di incontro tra chi opera nello stesso settore. Perché guardate che su Roma c'è anche tanta stanca ripetizione delle stesse azioni, lo sappiamo tutti, cioè ce lo dobbiamo dire chiaramente, non soltanto una stanca ripetizione degli stessi servizi che appunto, come veniva giustamente ricordato, magari non coprono più tutte le necessità e non ci aiutano appunto ad attuare tutti i diritti, no? E rispetto alle situazioni cambiate delle singole persone piuttosto che delle famiglie. Dall'altra parte abbiamo anche la necessità di lavorare in modo diverso, tra associazioni dovrebbero lavorare tra loro in modo diverso, noi su questo lo favoriremo per la parte nostra, perché l'esempio che veniva portato in apertura di buona prassi, che appunto rispetto al piano freddo. Cioè, perché noi non potremmo pensarlo anche come azioni, con tutto quello, no, che sia migliorabile, per carità, no? Adesso, però perché non potremmo pensarlo come azioni permanenti? Cioè, noi abbiamo bisogno di luoghi dell'accoglienza diffusi su tutto il territorio romano, e sono dei luoghi dell'accoglienza per le persone che vengono accolte, ma anche per chi dà una mano. Perché io credo, e parlo anche dei ragazzi in particolare, che tutti noi siamo qui oggi con ruoli diversi, ma occuparci di sociale, occuparci di povertà, alla nostra, diciamo, giovane età, ancora a pensare che sia possibile lavorare per un po' di giustizia sociale, perché siamo stati segnati dalle esperienze che magari abbiamo fatto da ragazzi, tanti di voi l'hanno detto, abbiamo iniziato, ho iniziato, eccetera. Allora questa è anche una parte fondamentale, cioè dare la possibilità ai ragazzi di impegnarsi sui propri territori. Questo cambia la vita delle persone. Quindi questi posti per l'accoglienza, perché non pensare delle stazioni di posta quasi in ogni municipio, in cui insieme all'associazionismo, al volontariato, anche a singoli cittadini che vogliono dare una mano, si possano creare dei luoghi per l'accoglienza di tutti, senza fissa dimora, italiani, stranieri. Questo cambia. Questo cambia un territorio, la presenza di, oltre che di supermercati e di sale e gioco, di questo tipo di azioni. Questo è quello che noi intendiamo quando parliamo di comunità solidale. Allora, su questo ognuno deve fare la propria parte, però. Ecco, io credo di essere stata abbastanza chiara sul fatto che noi non ci tiriamo indietro, siamo qui, iniziamo un percorso, e veramente vi ringrazio, perché già sono arrivati, secondo me, dei contributi molto, secondo me, stimolanti anche per il nostro cammino. E lo continueremo negli altri municipi, quindi spero anche che avremo modo di incontrarci di nuovo, ma diciamo, rispetto alla stesura del piano sociale cittadino, come sapete, potete anche mandare dei contributi sia e anche segnalare delle buone prassi, perché il lavoro parallelo che noi stiamo facendo è proprio quello di andare ad approfondire delle buone prassi realizzate sul territorio per poi metterli al sistema. Poi c'era qualcuno che diceva fate, diciamo, il mio desiderio che esprimo in questo primo incontro, ringraziarne ancora, è che insomma faremo insomma delle cose importanti, e voglio dire che realmente ci aiutino tutti a contribuire per il cambiamento di questa città, perché veramente ne abbiamo bisogno tutti. Grazie.